L'INPS nasce nel 1898 come cassa facoltativa per gli operai con il nome di Cassa di Previdenza Nazionale di Vecchiaia e Invalidità degli Operai. La prima sede dell'istituto si trovava a Roma, in Piazza della Pilotta, nel Palazzo dei Dragoni Pontifici, che fu successivamente demolito. Questa che vediamo è la riproduzione fotografica della targa antistante l'ingresso. Nel 1919 la cassa di previdenza diventa obbligatoria e con gli anni estende la sua sfera di intervento sia in campo previdenziale che assistenziale. Nel 1933 diventa Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Questa forma di previdenza era un sogno di Cavour. Cavour, dopo aver fatto un viaggio in Inghilterra ed aver visto le condizioni spaventose in cui vessavano gli operai, in piena rivoluzione industriale, si rese conto che le fasce più deboli, soprattutto quelle coinvolte nello sforzo enorme di industrializzazione in atto, avevano bisogno di una forma di protezione. Cominciò ad istituire varie casse previdenziali, tra cui quella marinara, con l'obiettivo di realizzare nel tempo un sistema valido per tutti. Morì prima di realizzarlo, ma il suo progetto venne comunque portato avanti. Nel 1910 venne creata solo per gli operai la cassa maternità obbligatoria e nello stesso anno venne istituita anche un'altra cassa dalle caratteristiche piuttosto singolari, la mutualità scolastica, un sistema che consentiva di versare dei piccoli contributi ai bambini delle elementari che si prevedeva sarebbero poi andati a lavorare e che avrebbero potuto, in seguito, trasferire il loro piccolo montante alla Cassa Nazionale di Previdenza. Nel 1919 lo Stato istituisce un fondo di solidarietà per la disoccupazione che successivamente nel 1923 passerà alla Cassa di Previdenza Nazionale di Vecchiaia e Invalidità degli Operai. Nel 1927 nasce la Cassa per la Lotta alla Disoccupazione. Dal momento della sua fondazione, l'INPS si pose il problema di dotarsi di edifici presso cui svolgere la propria missione istituzionale. Forme di investimento erano già previste da statuto, tranne quelle immobiliari, che però furono rese possibili con il testo unico nel 1907. L'istituto avviò una consistente politica di acquisti di palazzi storici, a volte ricchi di opere d'arte e di arredi di pregio, e anche se molti di essi sono stati venduti nel corso del tempo, non va dimenticato il ruolo che l'istituto ha svolto per evitarne la rovina, attraverso costose opere di restauro. Per la sede della Direzione Centrale di Roma, nel 1904, fu acquistato Palazzo Sciarra, con i suoi arredi e con tutte le opere d'arte presenti al suo interno. Seguirono anche altri immobili di grande prestigio, siti nelle più importanti città italiane, come Palazzo Pazzi a Firenze, Palazzo Correr a Venezia, Palazzo delle Debite a Padova, Palazzo Angaran a Vicenza e molti altri, tra cui anche Palazzo Wedekind a Roma. Visto il grande sviluppo che l'INPS aveva avuto negli anni, questi palazzi ben presto si rivelarono inadeguati ad ospitarne gli uffici. L'istituto fu costretto a rivedere la propria politica edilizia, dando inizio ad una capillare campagna di investimenti nella costruzione di edifici, sia a scopo strumentale che a reddito. Tra gli anni 30 e 60, l'istituto costruì proprie sedi in ogni città di provincia, oltre a diversi alloggi per i propri dipendenti. L'INPS assume la sua attuale denominazione nel 1943. Nel 1952, superato il periodo post-bellico, viene introdotta la legge che riordina la materia previdenziale. Nasce il trattamento minimo di pensione. Nel periodo che va dal 1957 al 1966, vengono costituite tre distinte casse, una per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, una per gli artigiani e una per i commercianti. La storia moderna dell'INPS vede l'ampliarsi delle attività affidate all'istituto, derivanti dai cambiamenti sociali e dalla necessità di modificare via via il sistema pensionistico al fine di adeguarlo alle esigenze del paese, di soddisfare nuove istanze sociali, estendendo le tutele di tipo assistenziale e di protezione sociale all'interno di un sistema di welfare in continua evoluzione.
Nel 1980, con l'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale, sono affidati all'INPS la riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità, compiti assolti in precedenza da altri enti, il più importante dei quali era l'INAM. Con l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 numero 88, l'INPS assume l'assetto organizzativo moderno. Si tratta di un momento di particolare importanza nel processo di trasformazione dell'ente in una moderna azienda di servizi, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnologico, con l'avvio di un imponente processo di informatizzazione. Dagli anni 90 fino alla prima decade del 2000, una serie di istituti previdenziali, di servizi agricoli, di categoria dei dirigenti e di assicurazione degli sportivi sono confluiti nell'INPS con ulteriore ampliamento delle prestazioni. Contemporaneamente diviene operativa la gestione separata per i lavoratori parasubordinati che fino a quella data non avevano alcuna copertura previdenziale. Con la soppressione da ultimo negli anni 2010 e 2011 dell'IPOST, dell'INPDAP e dell'EMPALS, l'INPS amplia ulteriormente la platea dei propri iscritti ai dipendenti post-telegrafonici, pubblici e dello sport e spettacolo ed acquisisce anche la gestione di attività e convitti a vocazione socio-educativa e formativo-didattica, alcuni dei quali di rilevante interesse storico ed artistico. L'INPS diventa così il più grande ente previdenziale europeo, divenendo unico soggetto interlocutore a livello nazionale per i servizi di assistenza, di previdenza e in senso più ampio di protezione sociale.